Bene, allora torniamo in studio, diamo avvio a questa oretta in cui affronteremo un tema importante per Almil che rientra appunto tra la sua mission, la figura dei parenti delle vittime è diventata sempre più importante in questi anni anche nei processi che riguardano la sicurezza sul lavoro. È un tema nuovo, sicuramente uno spunto nuovo per il legislatore e anche per le associazioni che sostengono appunto i parenti delle vittime. L'altro giorno abbiamo parlato delle conseguenze appunto psicologiche, cercheremo di approfondire i percorsi invece che riguardano le aule giudiziarie. Abbiamo con noi Bruno Giordano, magistrato della Corte di Cassazione, Deborah Spagnolo, vicepresidente nazionale di Amil, e Francesco Costantino, presidente della Fondazione Ami Sosteniamoli Subito, Adele Chiello Tusa, madre di un giovane che è morto nel crollo della Torre Piloti nel Molo Giano di Genova nel 2013, Massimiliano Gabrielli, legale Almil, Salvatore Pellegrino, avvocato Flepar Inail. Allora, io comincerei da Deborah Spagnolo che tra poco ci deve lasciare per problemi organizzativi. Allora, Spagnolo, dicevamo appunto il ruolo dei parenti delle vittime è sempre più importante. Lo abbiamo visto nel caso delle stragi, ma anche nei processi che riguardano il mondo del lavoro. La sicurezza sul lavoro così piano piano sta diventando un valore civile straordinario. Prego, a lei la parola. Innanzitutto buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno agli altri ospiti, al magistrato Bruno Giordano, a Francesco Costantino, presidente della Fondazione Sosteniamoli Subito, alla cara Adele, mamma di Giuseppe, l'avvocato Gabrielli e il dottor Pellegrino. Ovviamente la figura dei familiari è sempre un po' antipatica, nel senso che siamo quelli che portiamo sulle spalle questo fardello che non ha mai fine, perché quando succede un infortunio sul lavoro, soprattutto quando questo è accompagnato dalla morte, sicuramente è qualcosa che ti sconvolge e soprattutto quello che sconvolge è la lungaggine burocratica che serve per assicurare una giustizia, nel senso occorre veramente tanto tempo per avere una forma di giustizia, sapere per quale motivo siano morti i nostri congiunti, se ci sia un colpevole per la loro morte. Alcune volte questa cosa non capita, non succede proprio, nel senso che passano i tempi, soprattutto quelli della prescrizione, e non si arriva neanche alla fine di un processo. E questo per chi ha perso un caro, soprattutto per morte sul lavoro, quindi perché stava svolgendo il proprio dovere sociale, francamente è qualcosa di molto, molto, molto doloroso. Io e Adele ci siamo trovate a parlare. Qualche volta ci siamo confrontate su questo dolore e ovviamente è qualcosa che ti accompagna per tutta la vita. E quello che chiediamo come parenti delle vittime è sicuramente giustizia. Giustizia che non vuol dire assolutamente vendetta. I nostri cari sappiamo perfettamente che non torneranno più. Giustizia significa conoscere, ripeto, se effettivamente ci siano dei responsabili e qualora questi vengano riconosciuti, che paghino il loro debito con la giustizia. Bene, Deborah Spagnolo, come abbiamo annunciato, è anche vicepresidente nazionale Ami. È chiaro che questo protagonismo dei parenti delle vittime e dei familiari che comunque assistono e supportano un invalido sul lavoro pone alle associazioni, non dico dei nuovi compiti, però è chiaro che l'orizzonte si va modificando, no?
Ma noi come Anmil veramente siamo sempre in prima linea su questi fronti, su tutti i fronti. E, per esempio, la fondazione di cui è presidente Francesco Costantino è fondamentale, soprattutto quando c'è una vittima sul lavoro, perché molto spesso le famiglie sono monoreddito e quindi la persona che usualmente purtroppo perde la vita sul lavoro, di solito il capofamiglia. Quindi alcune famiglie si trovano praticamente all'improvviso senza percepire alcun tipo di reddito e a questo sopperisce la fondazione che dà una sorta di rendita alla famiglia nel frattempo che questa venga costituita dall'INAIL, ed è uno degli aspetti fondamentali. Ovviamente noi stiamo combattendo, nonostante il Covid che ci ha rallentato purtroppo tantissimo, la battaglia appunto per questa giustizia, come la chiamo io, giusta. Tante volte insieme con il magistrato Bruno Giordano abbiamo parlato di questa procura specializzata che potrebbe essere una sorta di soluzione che potrebbe addirittura snellire, no, alcune delle procedure, magari dando un canale, non voglio dire preferenziale, però sicuramente un canale dedicato che possa veramente diminuire notevolmente quelli che sono i tempi attualmente della giustizia. Faccio un esempio riguardo il mio caso, per la morte di mio marito, che è morto l'11 maggio del 2011, quindi praticamente fra 15 giorni saranno 10 anni, c'è stata la conclusione del primo grado di giudizio. E l'appello è stato chiamato per il 17 di dicembre, quindi ancora un altro anno di attesa. E sappiamo che comunque il secondo grado non è la fine del processo, perché bisogna arrivare al terzo grado di giudizio. E nonostante i tempi della prescrizione siano raddoppiati in caso di morte per negligenze lavorative, quindi morte sul lavoro, se comunque il processo non viene celebrato, va da sé che alla prescrizione si arriva comunque. Bene, allora ringraziamo Deborah Spagnolo. Io nel frattempo stiamo perdendo il contatto con Adele Chiellotusa, che cercheremo però di contattare telefonicamente. Mentre tentiamo di fare questa operazione, passerei la parola a Bruno Giordano. Prego. Sì, buongiorno, grazie a tutti. Grazie dell'invito, ovviamente. E molto volentieri ritorno sulle parole di Deborah Spagnolo e soprattutto della sua testimonianza, perché ci ha parlato di processi, ci ha parlato di vittime e soprattutto di tempi. Non c'è dubbio che una giustizia tardiva in questo settore non solo è una ingiustizia, ma è soprattutto un ulteriore danno e un'ulteriore lesione che si crea alle vittime, che non sono soltanto le persone che rimangono coinvolte nell'infortunio, nella malattia professionale, ma sono anche le famiglie, sono i superstiti e sono tutti coloro che, ivi compresi i compagni di lavoro, che hanno avuto una relazione con chi è stato infortunato. In questo tema sono stati già citati molte cose che abbiamo anche detto, io personalmente li ho scritti anche da molti anni, però sarebbe forse il momento che qualcuno ci ascoltasse in questo. Per dare più giustizia alle vittime, bisogna considerare soprattutto due cose. La prima è che questo è il settore in cui maggiormente proliferano le associazioni di tutela delle vittime sul lavoro. Ogni giorno io ricevo una notifica, una comunicazione via social o via mail di un'associazione o dell'iniziativa di nuove associazioni in questo. E mi chiedo sempre quale sia, non il motivo, questo è ovvio, è molto comprensibile,
quale sia la natura della moltiplicazione di queste associazioni. Evidentemente c'è una domanda di giustizia che noi non sappiamo dare e quindi correttamente, legittimamente, le vittime si associano per essere un po' più forti, per essere un po' più ascoltate, visto che non sono molto, molto ascoltate. Questo è il primo sintomo, secondo me, negativo. Il secondo è che quando parliamo noi di giustizia tardiva, dovremmo considerare che i tempi che rischiano di giungere ad una giustizia tardiva sono connotati da alcune cose. Dobbiamo radiografare esattamente questo, non soltanto i tempi dei processi. Deborah Spagnola poco fa ha ricordato l'idea, il tentativo di far introdurre una procura nazionale del lavoro, ma anche quella di rafforzare le forze ispettive. Ma vedi più, bisognerebbe introdurre degli strumenti processuali deflattivi che già esistono, non è fantascienza. Mi riferisco per esempio al risarcimento del danno. Nella circolazione stradale noi già abbiamo un istituto che consente al giudice di dare una anticipazione del risarcimento danno, una provvisionale immediatamente esecutiva, non alla pronuncia della sentenza di primo grado, ma prima ancora, cioè nella fase dell'udienza preliminare, cioè prima ancora di fare un processo. Questo istituto, io l'ho proposto da circa 10 anni, lo dico perché non è una novità di oggi, di estenderlo alle vittime sul lavoro, in modo tale da avere subito un risarcimento o comunque una provvisionale immediatamente esecutiva e così avere una deflazione del processo. Accontentare subito le vittime, alleggerire il processo penale, consentire loro di uscire dalla sofferenza del processo, perché come disse un grande giurista, anche il processo è pena, cioè anche quello che ci ha appena detto Deborah Spagnolo, cioè ancora aspettiamo una sentenza di secondo grado dopo 10 anni dal fatto, sono 10 anni di sofferenza per le vittime, per il risarcimento dei danni, per chiunque abbia interessi verso quel processo. E infine una cosa che a cui bisogna riguardare con calma: in Italia la Costituzione prevede un patrocinio a spese dello Stato nel caso della difesa, e questo va a garanzia anche delle vittime. Per esempio nel nostro ordinamento questo viene ammesso secondo certi limiti di reddito, ma vi sono dei casi, come quelli delle vittime di violenza sessuale, che sono ammessi senza limiti di reddito. Potresti essere anche miliardario, ma se hai subito una violenza sessuale lo Stato paga il tuo difensore. E questo perché non deve avvenire anche per le vittime sul lavoro? Perché una famiglia deve pagare un avvocato? E non deve essere stato a fare questo. Sì, allora siamo in collegamento, grazie al magistrato Bruno Giordano, siamo in collegamento con Adele Chiello Tusa, che adesso introdurremo via telefono. Buongiorno Adele Chiello Tusa. Buongiorno, ma non ho neanche il telefono, a me prende la linea qui purtroppo. Allora, però riusciamo sto a sentire. Sto provando con un altro telefono. Volete. Allora, purtroppo non ci dà la connessione l'altro telefono, la vediamo ma non è connessa con il video. Allora, Adele Chiello Tusa, io cito il titolo dell'articolo comparso sull'Espresso pochi giorni fa, che racconta in 3 righe quello che effettivamente ha rappresentato questo processo bis della Torre Piloti. Bis perché appunto Chiello Tusa, insieme all'avvocato Guarini, è riuscita a far riaprire un nuovo procedimento a partire da alcune intuizioni, da alcuni fatti che ha isolato, ha circoscritto di tutta la vicenda e ha messo sotto gli occhi dei giudici. Il titolo recita così: la mamma, l'avvocata e la giudice, 3 donne in lotta per la verità sulla strage della Torre Piloti. Prego Chiello Tusa, a lei la parola. Buongiorno.
Buongiorno, e mi dispiace ma non ho, per, dove sono non prende niente, non prende purtroppo, e la linea non prende. Bene, per quanto riguarda quei titoli, sì, effettivamente siamo tre donne, siamo state, perché ho avuto l'avvocato Guarini, come dice lei, spalla a spalla, e soprattutto il giudice Solombrini, che è una donna, che ha accettato la mia opposizione all'archiviazione del pubblico ministero, che ovviamente, nonostante le mie denunce, aveva archiviato tutto, perché secondo lui era irrilevante e ininfluente la posizione della torre, mentre io sin dal primo momento ho stabilito che quello era il luogo di lavoro e il suo datore di lavoro. Doveva ovviamente prevenire quello che era prevedibile agli occhi di tutti, perché quella là era una struttura alla mercé dei pericoli in un budello di porto, del porto di Genova. Cosa voglio dire per quanto riguarda i processi, le parti civili, le parti lese? Noi siamo dei sopravvissuti, i familiari delle vittime, e siamo abbandonati dello Stato. Ma la cosa ancora più grave è che noi, le parti, i familiari, chi rimane, non ha gli stessi diritti degli imputati, e questa è una cosa gravissima. Voi di questo caso ne avete fatto una cosa eclatante, per me non è eclatante, perché era un diritto mio di madre ed era un diritto della mia famiglia arrivare ad una verità, perché noi non vogliamo vendetta, vogliamo assolutamente no, e quello che si fa, quello che faccio, la mia battaglia ha un obiettivo, quello di tutelare la vita a tutti i cittadini, che siano lavoratori, che siano studenti che vanno a vanno a scuola, che siano passeggeri che salgono su un aereo, su un treno, su una nave, che sia un cittadino che passa sul ponte di Genova e crolla. Quindi il mio obiettivo è sempre stato quello, che le morti di tutte queste vittime abbia un senso alla fine, nonostante il loro sacrificio, che rimanga qualcosa. Però è inutile che noi facciamo la giornata dei lavoratori, la giornata delle morti per l'amianto, se poi lo Stato protegge tutti questi potenti, sì, i potenti che stanno in carica su queste aziende pubbliche e private. Allora, vanno fatte due puntualizzazioni. La prima è che Adele Chiellotusa si è trovata come controparte la Marina, quindi una delle tre armi dello Stato, e dall'altra che il processo bis ha dovuto scavare, nel senso che capire che la posizione della torre, proprio da un punto di vista strutturale, non aveva delle responsabilità precise. Da qui l'ipotesi, appunto, di andare fino in fondo e capire poi perché certe cose succedono. Prego, Chiellotusa. Appunto, ha detto bene lei. Io, dopo il danno, dovevo andare a dimostrare che quella struttura non era in sicurezza, ma non tocca a me, perché no, il pubblico ministero, una procura avrebbe dovuto aprire le indagini, perché quello era un luogo di lavoro alla mercé dei pericoli, non lo dico io, e a me l'ammiraglio Angritano non mi può venire a dire che non ha percepito il pericolo, perché un lupo di mare come lui è assurdo essere addirittura promosso come il comandante generale di tutte le capitanerie ed essere responsabile di tutte le direzioni marittime, cioè di tutti i mari, di tutte le coste. Cioè, allora cosa ci stanno a fare sedute su quelle poltrone? Certo. Il problema sta proprio là, che lo Stato è assente.
A me non me ne frega niente della giornata della memoria, qua noi vogliamo cose concrete, noi familiari, vogliamo degli strumenti che queste aziende che producono solo per un fine economico, per un profitto che è il PIL italiano alla fine del nostro paese, ecco, e queste vengono responsabilizzate quando avvengono queste cose, quando si viola. Ci sono le norme sulla sicurezza, il testo sulla sicurezza c'è, ma certo, nessuno lo applica perché lo Stato non li punisce. Allora, io non voglio la vendetta, ma questi qua non possono continuare a delinquere, perché di delinquenza si parla, di crimini parliamo. Chiaro. Il crimine non è solo chi va a rubare la mela nel fruttivendolo o il pacco di pasta al supermercato, no, questi sono i crimini maggiori nel nostro paese, e a me non sta bene, perché mio figlio è morto a 30 anni, mio figlio Giuseppe tra pochi giorni sarà il giorno della memoria della sua morte, di 8 anni rubati alla sua vita, e non è giusto, non è giusto che una madre sia condannata a vita a questo dolore, alla mancanza di un figlio. Grazie, assolutamente. Grazie Chiello Tusa di questa testimonianza. Continui a seguirci su Facebook, perché tecnicamente con il telefono non abbiamo un'altra possibilità. Mi dispiace tantissimo, ma non sono a casa con i miei strumenti. Grazie a tutti, grazie. Saluto a tutti. A lei, grazie. Allora, chiudiamo con Chiello Tusa. Magistrato Giordano, velocemente, è chiaro che questa vicenda depone a favore della Procura Specializzata, e cioè che deve andare un po' in tutte le direzioni per poter dire di aver indagato e accertato le vere responsabilità. La signora Chiello Tusa ha detto una verità, ovviamente con il dolore, la sofferenza che porta e che porterà e che va rispettato, cioè che questi processi hanno sempre qualcuno di potente di fronte, nel senso che c'è sempre un accertamento relativamente a dei datori di lavoro, a delle imprese, talune volte anche a delle multinazionali che hanno legittimamente i loro strumenti di difesa e certamente anche molte volte le loro corazzate di difesa. Proprio per questo occorre che lo Stato sia più forte con l'accusa, sia più forte nel tutelare le vittime, dando loro degli strumenti processuali ed economici di intervento immediato, e sia più forte attraverso una accusa, un pubblico ministero specializzato in grado di penetrare in modo competente i meccanismi di organizzazione di un'azienda, la causalità di un fatto, e soprattutto di intravedere e radiografare la geografia delle responsabilità all'interno di una grande impresa, che è una delle difficoltà, una delle più grandi difficoltà che si incontrano in questo. Io aggiungerei una considerazione, che quando mi riferisco alle vittime, non parlo soltanto alle vittime del lavoro, non mi riferisco soltanto alle vittime da incidenti, da infortuni sul lavoro, ma anche dalla malattia professionale e anche dai disastri. Noi purtroppo ormai contiamo a decine i disastri, non ultimo il Ponte Morandi, Rigopiano, i disastri ferroviari di Pioltello, di Corato e tanti altri, ma soprattutto quei disastri che sono legati alla tutela dell'ambiente. Non dimentichiamo la lunghezza del processo Eternit, i processi di Castercasale Monferrato, le stragi silenziose in materia di amianto, di cui si è già parlato anche ieri in questa sede. Bene, ogni volta che noi affrontiamo un tema così vasto abbiamo bisogno di strumenti processuali, ispettivi, tecnici molto penetranti e soprattutto forti, solidi. La forza di questo sta nelle competenze innanzitutto, altrimenti, esatto, non si possono accelerare i processi.
Bene, grazie. Allora, io passerei ad altri Fabio, due. Scusami, Fabio, sì, scusami, io vi voglio prego. salutare perché devo andare. Sì, sì, sì. Saluto tutti, grazie per essere intervenuti e insomma speriamo di riuscire nel nostro intento perché così come stanno le cose non va assolutamente. Non si può. Vi allora, saluto. Grazie ancora a Deborah Spagnolo, vicepresidente ANMIL nazionale. Io mi tratterei ancora con Salvatore Pellegrino e l'avvocato Massimiliano Gabrieli, perché effettivamente il quadro, Giordano l'ha già fatto completo, serve una maggiore specializzazione, strumenti a sostegno dei parenti delle vittime. Ecco, io ricaverei dalla vostra esperienza diretta, Pellegrino, come potrebbe essere, non dico riformato, però aggiustato sicuramente questi procedimenti, in maniera tale che si arrivi da una parte alla giustizia, ma anche a meno costi, perché tra l'altro c'è anche questo di aspetto, no? Cioè più allunghiamo i tempi e più i costi si moltiplicano. Prego, Pellegrino. Deve accendere il microfono, grazie. Ci sono, ok. Ti ringrazio Fabio. C'è uno strumento in effetti che si ricollega a quell'esigenza che veniva prospettata di, come dire, di una partecipazione dello Stato all'interno del processo, perché il ruolo dell'INAEL ha proprio nel processo la direzione auspicata, quella di supportare anche tecnicamente la formazione della prova a fianco del PM nei confronti, insomma, dell'eventuale imputato. Mi spiego. C'è una norma del testo unico in materia di salute e sicurezza, l'articolo 61 del decreto legislativo 81-2008, che prevede che cosa? Che il PM dia notizia dell'inizio dell'azione penale, dell'esercizio dell'azione penale, in tutti i casi in cui, dia notizia all'INAIL, in tutti i casi in cui ci siano e imputazioni di omicidio colposo, lesioni personali colpose commesse in violazione della normativa antinfortunistica. In sostanza che significa? Che il PM deve informare l'INAIL prima, quindi, dell'inizio dell'azione penale. A questo punto a che scopo? Per consentire all'INAIL, attraverso i propri legali, tra cui anche il sottoscritto, è capitato più volte, di costituirsi parte civile all'interno del processo penale. Ma in sostanza che significa? Significa che l'INAIL, quindi ente pubblico, funzionalmente preposto non solo a ristorare il danno, ma anche ad una funzione fortissima prevenzionale, consente all'INAIL di intervenire nel processo penale, collaborare con la formazione, per la formazione della prova, e questo anche grazie alle competenze interprofessionali di cui è dotato l'INAIL, ha un valore, perché l'INAIL al proprio interno ha non solo gli avvocati, diciamo questo è l'anello debole, non solo gli avvocati, ma anche medici, chimici, tecnici, ingegneri, tutte competenze professionali che possono effettivamente essere di supporto per, come dire, per indirizzare tecnicamente l'accusa. In questo senso l'INAIL può essere effettivamente di supporto, ma può essere di supporto anche al lavoratore. Non mettiamo i casi di eventi mortali, ma mettiamo l'ipotesi di un lavoratore che si trova ad essere vittima di un infortunio oppure di essere un tecnopatico, di aver contratto una patologia eziologicamente riconducibile all'attività lavorativa. Ecco, nel processo penale questo lavoratore è chiamato a testimoniare contro il datore di lavoro. È chiaramente una situazione complicata, oggettivamente complicata. Allora, in questo l'INAIL, ente pubblico che interviene, può supportare anche da questo punto di vista il lavoratore. Ma questo intervento nel processo penale ha anche una funzione prevenzionale, in generale, parlo dell'INAIL, me lo consentirete, una funzione prevenzionale di ordine generale, perché l'INAIL interviene nel processo penale anche per recuperare le prestazioni erogate all'assicurato.
Perché una funzione prevenzionale? Perché nel momento in cui io intervengo nel processo penale e cerco di recuperare le prestazioni erogate, al tempo stesso agevolerò il recupero, il risarcimento, il ristoro degli eredi o del lavoratore per la quota non indennizzata dall'istituto. Quindi effettivamente credo, Fabio, che è un ruolo importante che l'istituto debba svolgere e anzi debba essere, come dire, incrementato nell'ambito delle risorse che, ahimè, sono sempre limitate. È una funzione importante. L'azione di regresso, secondo me, ove sviluppata, potrà effettivamente essere un volano per una maggiore tutela delle vittime degli infortuni sul lavoro, comunque delle malattie professionali. Molto molto interessante, io ti ringrazio di questo arricchimento, perché appunto va nella direzione un po' delle cose che ci ha appena detto il dottor Giordano a proposito della specializzazione, quindi di quel parere tecnico che possa supportare poi la conclusione, non dico veloce, ma insomma una conclusione nella direzione della giustizia. Allora, passiamo a Massimiliano Gabrieli. Eccomi qui, buongiorno a tutti, consentitemi un saluto speciale per Adele che non vedo, ma ci siamo scritti ieri e contavo di vederla, era un po' che non ci vedevamo di persona, almeno in questo modo ci siamo incrociati. Lei, Adele Chiarotusa, rappresenta davvero il valore delle parti civili, dei familiari delle vittime, perché nella sua battaglia rappresenta quei valori aggiunti che può portare nel processo penale la parte civile, i familiari delle vittime. Lei è una madre, una donna eccezionale, è caratterialmente molto determinata, la sua determinazione nel processo sul disastro della Torre Piloti ha fatto la differenza, si era svolto un solo unico procedimento nei confronti dei componenti, l'equipaggio della nave che ha demolito, che ha abbattuto la Torre Piloti, grazie alle nostre denunce, alla determinazione di questa parte civile, si è celebrato un altro processo che ha portato alla luce, direi quasi ha scoperto un po' il vaso di Pandora della legge portuale di Genova, che è comunque il porto più importante non solo d'Italia ma d'Europa, e mette a confronto veramente la difficoltà di una famiglia, di una singola persona, di un familiare a confronto con il Ministero della Marina, le autorità portuali, i soggetti che sono potenti e ben difesi. Ecco, da questo punto di vista, al di là del fatto che lei rappresenta anche il vero significato di quello che diciamo sempre in aula, che il processo, come diceva anche Bruno Giordano, è una condanna per i familiari, e più dura il processo più lunga è questa condanna, tant'è che noi diciamo non esiste nella nostra lingua italiana una parola che definisca la perdita di un figlio per una madre, esiste al contrario per i figli che perdono i genitori la parola orfano, ma non esiste. Questo per proprio dire quanto è innaturale la condizione di Adele e quanto per lei questa sia diventata una ragione di vita. Non tutti hanno il suo carattere, la sua determinazione, gli strumenti, i mezzi per fare queste battaglie, e qui entra in gioco l'importanza delle associazioni. L'importanza delle associazioni private tra familiari delle vittime, ad esempio in occasione dei disastri come è avvenuto per Viareggio, Rigopiano e altri processi che stiamo seguendo, e altre associazioni come ANMIL, che partecipa a più processi sul grandi disastri, Eternit, disastri ferroviari, morti bianche, creando in qualche modo un collegamento tra le varie vicende e creando una continuità nei risultati.
Quindi fare network da quel punto di vista contribuisce a dare più peso alle parti, contribuisce a dare continuità nei risultati che si ottengono e nelle competenze, nelle esperienze maturate sia dagli avvocati che dai consulenti, che è un altro profilo che l'associazione può mettere a disposizione per sostenere alcune ragioni che non vengono per una serie di motivi perseguite dal pubblico ministero. Ecco, questa è la vera chiave di lettura. Più che strumenti ulteriori, bisogna capire che esistono due mondi. Da una parte c'è il mondo nella morte sul lavoro in un disastro, esiste il mondo del risarcimento del danno, che è un profilo civilistico che segue, diciamo, essenzialmente il perseguimento di un risarcimento del danno. E poi esiste il mondo dell'azione penale, che invece persegue l'accertamento sulle responsabilità e sulla verità. Storicamente, classicamente, la parte civile, i familiari nel processo penale sono visti come un ospite, e direi anche un ospite non gradito, perché è quasi un intralcio, un impiccio che nella vecchia accezione del processo penale era consentito, però ecco, solo ai fini di ottenere poi una provvisionale. Quello che da tempo si sta facendo, noi stiamo facendo anche grazie al supporto delle associazioni e anche grazie ai mandati che ANMIL ci conferisce per la partecipazione a questi processi, è un cambio di forma mentale più che di strumenti per considerare la parte civile come una parte essenziale del processo penale, e per svolgere un ruolo di accusa privata, dove non arriva la procura perché non ritiene sussistenti alcuni elementi, oppure perché non ha una visione sufficientemente ampia delle responsabilità, che spesso non sono quelle dei diretti imputati, ma sono di sistema, delle imprese, delle aziende, dei ministeri, che non hanno sufficientemente tutelato e hanno creato i presupposti per verificarsi poi dell'incidente o del disastro. Quindi ecco, la parte civile può in quel caso monitorare, vicariare, sostenere, affiancare e a volte anche contrastare le procure, come è avvenuto nel processo della signora Tusa, dove noi siamo andati di fatto contro l'ottica della procura, che voleva chiudere il processo con delle responsabilità esclusive dell'armatore e dell'equipaggio della nave che ha abbattuto la torre. Noi abbiamo dimostrato che invece esistevano delle responsabilità molto più ampie, arrivando alla celebrazione di un altro processo che è arrivato poi a una condanna definitiva. Il pubblico ministero stesso, dopo la restituzione degli atti, ha preso coscienza di queste responsabilità di sistema, facendo un lavoro, devo dire, poi sicuramente eccellente. Quindi Bene. quello volevo chiudere solo nel dire che il ruolo della parte civile nel processo penale, quindi dei familiari, delle associazioni, è ben diverso da quello del risarcimento del danno. Le parti chiedono l'accertamento della verità, accertamento di giustizia e soprattutto che cose del genere non debbano poi succedere di nuovo ad altre persone in altre occasioni. Quindi da quel punto di vista è sicuramente fondamentale questa linea di continuità che ANMIL ci garantisce. Grazie, allora Francesco Costantino. Devi accendere, eccolo. Vai. Sì, buongiorno a tutti, un saluto a tutti gli autorevoli ospiti, un abbraccio alla signora Tusa in particolare. Io come fondazione, chiaramente come rappresentante e presidente della fondazione Sosteniamoli Subito, abbiamo come intento e come mission quello di sostenere nel primo impatto con quello che è stato l'infortunio e purtroppo anche la mortalità, laddove non è stata costituita ancora la rendita. Sicuramente un supporto che deve essere dato alle famiglie.
Il tema che oggi stiamo affrontando sicuramente è complesso, variegato, è un tema che non ha un'unica direzione. Gli autorevoli ospiti hanno parlato di varie attività che si svolgono a livello legale, la durata soprattutto. Io pongo il mio caso in particolare, che ha avuto una durata di 14 anni, tra penale e civile, ha avuto una lungaggine tale che dal 98 ha concluso la sua iter processuale nel 2016. È un tema sicuramente che deve essere affrontato e l'associazione sicuramente si pone come baluardo in questo senso, a difesa e a sostegno di tutti coloro che devono affrontare un'attività processuale. È un tema che sicuramente come fondazione porteremo all'attenzione anche del CDA, con un'attività che deve essere di coordinamento anche a livello legale. Varie procure, varie attività, come diceva benissimo il magistrato Giordano, la Procura Nazionale è un punto sicuramente d'arrivo a un'attività processuale che chiaramente variegata su tutto il territorio nazionale. Ma un coordinamento, secondo me, e poi pongo anche all'attenzione degli esperti, un coordinamento a livello legale, a livello di avvocati, una condivisione delle varie normative, delle varie sentenze, sicuramente ha un valore aggiunto all'attività processuale. Noi sicuramente in questo siamo d'appoggio come fondazione e sicuramente porremo anche questa tematica. Non dimenticando che, anche se l'avete affrontato in occasioni differenti, un'attività sicuramente importante è l'attività di assistenza psicologica. Sicuramente un tema che per chi subisce l'infortunio, per chi subisce una mortalità all'interno della propria famiglia, sicuramente è un tema che va affrontato, non dimenticando che purtroppo, come daranno cognizione di questo gli avvocati, nel momento in cui c'è una mortalità all'interno di una famiglia e chi ha subito la mortalità non è, e i familiari non sono a carico della persona, l'INAIL riconosce soltanto i funerali, non viene costituito una rendita a favore delle famiglie. Quella è una delle rivendicazioni da parte dell'associazione, è quello di portare i massimali affinché vi sia un riscontro. Chiaramente nel momento di una mortalità niente, nessuno può ripagare la perdita di un familiare, ma può sicuramente dare un riscontro alla vicenda. Bene, grazie a Francesco Costantino. Allora devo dire che c'è molto interesse su questo tema, arrivano dei messaggi attraverso il web. Cinzia Manzoni ricorda che nei percorsi processuali c'è anche il grande tema dell'amianto e sottolinea come l'INAIL non riconosce quasi mai le malattie asbesto correlate. Questo è un tema che abbiamo affrontato più volte nell'appuntamento del giovedì, appunto sul tema dell'amianto. Allora abbiamo veramente una manciata di minuti per due battute finali che io affiderei all'avvocato Pellegrino e a Bruno Giordano. Prego Salvatore Pellegrino. Gli spunti sono veramente tanti quelli che sono emersi. Io più che altro un augurio sinceramente, perché è stato più volte rimarcato: la prima giustizia è una giustizia veloce, per cui l'obiettivo secondo me principe, anche in tempi di riforme come quelle che ci auguriamo di vivere a breve, insomma, che il primo obiettivo sia questo: velocizzare i tempi del processo. Grazie a questo assicureremo la prima giustizia a tutte le persone che, ahimè, hanno la sventura di avere un familiare vittima di malattia professionale o di infortunio sul lavoro. Bene, Giordano.
Condivido, ma per velocizzare i processi bisogna avere altri strumenti processuali, altri incentivi alla deflazione e bisogna evitare di fare processi inutili, cioè processi che finiscono in una bolla di sapone. Non mi riferisco ovviamente alle prescrizioni, perché la prescrizione è una sconfitta del processo, una sconfitta dell'azione penale, dell'attività penale che è stata svolta, e quindi una sconfitta per tutti ovviamente, ma mi riferisco alle possibilità di dare subito alle vittime degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali un risarcimento, quindi alleggerire il processo di questa parte processuale, salvo ovviamente l'esercizio di diritti residui, e agevolare uno strumento ispettivo innanzitutto, quindi fare delle indagini migliori, più penetranti, e arrivare ad una forma di sanzione penale effettiva, perché oggi la sanzione penale costituita generalmente da detenzione e multa non è una sanzione effettivamente dissuasiva, e quindi pensare un'altra risposta penale vuol dire un'altra efficienza della norma penale, quindi un'altra giustizia. Bene, ringraziamo per essere stati con noi Deborah Spagnolo, Bruno Giordano, Dalle Chiello Tusa, Massimiliano Gabrielli, Francesco Costantino e Salvatore Pellegrino.